Io a questo direi punto sì, ci spostiamo, dai. Ci spostiamo nell'area metropolitana, quindi siamo in compagnia quest'oggi del sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buon inizio di giornata. A lei oggi sembra una puntata monotematica, perché stiamo parlando in realtà di vino da quando ci siamo svegliati e continuiamo a farlo. Alcolismo perché... poco anonimo, insomma. Senza, togliamo l'alcolismo, lo ripetiamo sempre, bevete responsabilmente e potete farlo anche a Monopoli tra qualche giorno, perché parte il Wine and Food Festival, sindaco, perché la bellezza passa anche da questo, passa anche dal buon cibo, dal buon vino. Assolutamente sì, per noi è la terza edizione, ogni anno si ripete ormai sempre con maggior successo questo format, che prevede insomma un tour enogastronomico attraverso le stradine, le cocche e le piazzette del nostro centro storico, che ha allestito con stand di prodotti tipici locali, vini, ma ha tantissime altre specialità irresistibili, quindi carni alla brace, caldarroste, fritture di ogni tipo, spaghetti della stassina, insomma il tutto accompagnato dall'ottimo vino pugliese. Quindi per questo vi invitiamo tutti a Modugno il 31 ottobre e il 1 novembre. Tra l'altro leggevo, sindaco, che sarà questa anche occasione per poter visitare proprio delle bellezze della città di Modugno. Sì. Ne cito uno su tutti, il chiostro di Palazzo Santa Croce. Perfetto, che è la sede di un ex convento di monache benedettine, in cui sarà allestita una mostra fotografica molto interessante dal titolo Viaggio in Giordania, meraviglie dell'uomo e del deserto, a cura di Giuseppe Beltotto, ma poi si potranno visitare anche molti palazzi storici, anche privati, che quindi non sono sempre aperti, ma che per l'occasione, grazie alla collaborazione dei tanti cittadini, saranno aperti e resi visitabili. Insomma, davvero un'occasione per scoprire il borgo della città di Modugno, che è ancora forse troppo poco conosciuto, ma noi ci stiamo mettendo tutto l'impegno del mondo, perché insomma riteniamo che non abbia nulla da invidiare agli altri borghi del resto della Puglia. In più ci sarà anche una novità, l'Arco dell'Amore, anche per instagrammare momenti romantici e divertenti, fondamentale oramai, anticipato, quindi insomma perché parlare d'amore non fa mai male. Mai. Ecco, un festival molto, molto particolare, organizzato appunto dalla città di Modugno, assessorato alle attività produttive. Approfittiamo anche per salutare l'assessore Antonio Lopez. È anche un motivo di richiamo per il turismo, no? Appunto, parlavamo di decentramento. Ecco, ci spostiamo a Modugno per visitare la cittadina, che è molto, molto bella. Sì, sì, grazie anche per ribadirlo. Ma devo dire, Modugno ormai negli ultimi anni, complice anche un sistema Puglia che è positivamente saturo, conosce un turismo quotidiano, destagionalizzato, tantissime strutture ricettive che ospitano tanti turisti d'Italia e stranieri, che ovviamente visitano la Puglia e che magari scelgono anche Modugno per la vicinanza a Bari e anche per le cose belle che offre, magari nei momenti in cui si rientra a casa, in camera, insomma, prima di riposare. Quindi insomma, devo dire, la nostra città sta conoscendo una fase di risveglio culturale e anche turistico che, devo dire, fa bene a tutti. E che dire, noi ci saremo senz'altro. Grazie al sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, per essere stato con noi. Grazie sindaco e buon lavoro. Un abbraccio.